L'altro Piemonte, quello che va oltre Barolo e Barbaresco alla ribalta, con un'anteprima che mette insieme il gusto della Barbera, la poliedricità dell'Asti e l'effervescenza del Brachetto d'Acqui Terme, creando una sinergia davvero virtuosa per un territorio che vuol dire in futuro sempre di più la sua in termini di sviluppo di marketing e di enoturismo, ma che già da adesso ha un'economia florida, export oriented per l'85% per l'Asti e il 60% per la Barbera. Da un lato quindi il rilancio dell'Asti, sinonimo di spumante dolce nel mondo, che sembra aver ripreso la corsa sui mercati, soprattutto Russia, Germania, UK per l'Asti, USA al top per il Moscato d'Asti e che tira il primo bilancio ad un anno dal lancio dell'Asti secco, completamento di offerta nel solco del successo delle famose bollicine italiane nel mondo. Un anno di Asti secco, quali effetti sulla denominazione e come va il rilancio di questo storico territorio della spumantistica italiana? Il bilancio è sicuramente positivo, a prescindere dai numeri, parliamo di 2 milioni di bottiglie messe in commercio. La volontà, l'obiettivo sin dall'inizio era quello di creare una nuova opportunità di integrazione della nostra gamma di offerta, cercando di andare a rivolgerci ad un mercato diverso, in un momento di consumo diverso, cioè l'aperitivo a tutto pasto, soprattutto in Italia, dove il dolce ha una connotazione chiara ed è legata all'abbinamento con il dessert, con la frutta, con il fine pasto. Come per tutti i nuovi nati, non c'era e non c'è la volontà di pensare ai volumi, ma ad un adeguato e giusto posizionamento, soprattutto nel canale della mescita, nell'Oreca, ed è quello che stiamo facendo principalmente nell'area di produzione della nostra denominazione. Come procede il progetto sui sori del Moscato d'Asti? I sori sono una piccola realtà in termini di superficie, parliamo di circa 300 ettari sui 10.000 ettari dell'intera nostra denominazione. Rappresentano le colline più impervie, con pendenze uguali o superiori al 50%, il che vuol dire 27 gradi. Pensate a una pendenza dove nessun mezzo meccanico può andarci a lavorare, quindi tutto fatto esclusivamente a mano. Stiamo perfezionando il sistema di individuazione oggettiva di queste superfici per apportare un'aggiunta, una modifica del disciplinare di produzione e quindi inserire come menzione storica questi sori addirittura nel disciplinare di produzione. Richiedono dei costi elevatissimi di conduzione, di manodopera, e per salvaguardarli, per evitare che ci sia un abbandono di questi vigneti, bisogna intervenire tra più indirizzi di salvaguardia e di mantenimento, da quello ambientalista a quello turistico e a quello ovviamente agricolo. Che significato ha per l'Asti un'anteprima? Per noi non è una novità, ma abbiamo voluto interpretare un obbligo di legge, cioè l'inserimento della vendemmia dell'annata sull'etichetta, come momento anche di conoscenza di questa nostra denominazione nella versione Moscato d'Asti, che a 2 mesi dalla raccolta delle uve è già pronta per essere commercializzata, per essere messa a disposizione del consumatore, pronta per le prossime festività natalizie. Dicevamo sinergia tra Asti e Barbera, vino quotidiano per eccellenza del Piemonte, che sta puntando ad un posizionamento più alto sui mercati, sia con il Nizza,
la Super Barbera, sia con la Barbera d'Asti e non solo, puntando sulla mappatura del territorio e le tante diverse espressioni di questo celebre vino vitigno. Il progetto del Nizza, la Super Barbera, sembra dare i suoi frutti. Quali sono i riscontri poco dopo più di 2 anni dal lancio della nuova denominazione in termini di mercato, ma anche di valori dei vini e dei vigneti? Trasformare quella che nell'opinione pubblica l'idea che per tanti anni, ahimè, i retaggi culturali che ci hanno accompagnato sul vitigno Barbera non è facile. Quando si parla di Barbera d'Asti comunque c'è il nome del vitigno che ci ha sempre aiutato. Parlando invece di Nizza, che identifica un territorio e il vitigno a un certo punto è come se sparisse, allora la storia diventa più difficile anche da raccontare, però cosa c'è? Dietro ci sono grandi aziende, ci sono grandi nomi. Aziende che storicamente sono legate al territorio del Monferrato e alla Barbera d'Asti. Quindi da questo punto di vista il Nizza di OCG, che è una figlia della Barbera d'Asti, ci ha aiutato e ci sta aiutando a far sì che questo prodotto nuovo sui mercati sta cominciando ad essere apprezzato. Per quanto riguarda anche i numeri, piano piano cominciano ad essere anche interessanti. Nasce appunto, come tutti sappiamo, dalla Barbera d'Asti, quindi da una sottozona della Barbera d'Asti. Nel 2008 la Barbera d'Asti diventa di OCG, nel 2014 riusciamo finalmente a farcelo passare in Comitato Vitivinicolo come di OCG a sé stante. Però ci sono dei però, il primo però è che è ancora fermo per esempio il disciplinare nella Comunità Europea, e questo ci ostacola in quella che sono i progetti sia di promozione che di esportazione. La nota positiva qual è? Che questo gruppo di produttori, che poi si è identificato sempre nell'Associazione dei produttori del Nizza, che vede in Tullio Mussia fondamentalmente uno dei fautori, uno degli amanti della Barbera, assieme a Michele Chiarlo, che ultimamente è stato insignito il suo vino, appunto un Nizza, ma 100% Barbera, da Wine Enthusiast, come il miglior vino del mondo. E avendo questi personaggi, e oggi ci sono anche nuove realtà, grazie a Dio, che emergono dietro a questo, accanto alle aziende storiche, che accompagnano il processo di miglioramento e di diffusione della conoscenza di questo vino, sicuramente aiuta. Nel complesso, come sta oggi il mondo Barbera, fatto di tante anime e tante microzone, guardando sia al mercato interno che all'export? Bene, il mondo della Barbera d'Asti in generale possiamo dire che sta bene, non tanto nei numeri, perché i numeri continuano ad essere importanti, ma non ci sono grossi scrolloni nell'aumento, perché noi siamo intorno sempre ai 20-22 milioni di bottiglie all'anno, ma la cosa che ci conforta è che di questi più del 50% e ogni anno in piccole percentuali comunque vediamo un aumento di questi numeri e viene esportato. Quindi ha ragione, possiamo dire che la Barbera d'Asti continua ad essere il vino rosso piemontese, quindi la DCG piemontese dei rossi più esportata nel mondo, perché più di 10 milioni, 11 milioni circa per l'esattezza, vengono esportati, e questo ci fa ben sperare. La Barbera sta cominciando ad essere un vitigno e un vino interessante, soprattutto perché è un vino duttile, eclettico, si può avere il vino quotidiano passando alla Piemonte Barbera, del quale non dimentichiamo si fanno di nuovo 25 milioni di bottiglie all'anno. Arriviamo alla Barbera d'Asti con 20 milioni di bottiglie, quindi a tutto tondo tra Barbera d'Asti, Piemonte Barbera e Piemonte Barbera del Monferrato sono circa 50 milioni di bottiglie, con le chicche. La chicca una è appunto in Nizza, ma non dimentichiamo delle Barbere d'Asti superiori eccellenti, perché proprio il fatto che è un mondo così, un territorio così vasto, ci consente di avere dell'eccellenza. A questo proposito abbiamo iniziato un percorso di valorizzazione sulla Barbera, l'abbiamo chiamato Barbera 2.0, che è nient'altro che una mappa sensoriale dell'area della Barbera. Quale scopo? Lo scopo è sovrapporre i dati chimico-fisici, analitici e anche organolettici rispetto a quella che è una mappa dei suoli della Barbera già prodotta negli anni scorsi dalla Regione Piemonte. Perché la Barbera d'Asti ha questo: non è statica, è dinamica, non è sempre la stessa, ma è diversa. Quindi da questo punto di vista possiamo dire che la salute della Barbera d'Asti e del mondo della Barbera in genere è buona. Ma la Moscato and Barbera Experience
ha fatto tappa in alcuni dei luoghi più caratteristici di un territorio riconosciuto patrimonio universale dell'umanità dall'UNESCO, nel quale crescono le migliori espressioni mondiali di Moscato e di Barbera, nella cornice dei luoghi simbolo del Piemonte vitivinicolo, come le storiche sale del Castello Gancia di Canelli, in cui abbiamo incontrato Walter Speller, corrispondente dall'Italia di James Robinson, una delle voci più influenti della critica internazionale. Qual è la percezione dell'Asti e della Barbera nel mondo? Allora, questa è una domanda abbastanza complicata per iniziare, quindi secondo me sono, ovviamente sono due stili diversi. Ho visto che tutti e due hanno bisogno di un supporto di marketing e anche un supporto di spiegamento come apprezzare, perché io credo molto nel Barbera d'Asti, in un senso che questa Barbera d'Alba e tutto quello potrebbe essere vini buoni, ma è sempre un secondo vino nel confronto di Barolo Barbaresco. Barbera d'Asti è numero uno nel territorio di Barbera d'Asti, quindi questo è il vitigno più importante. Quindi io aspetto e credo che c'è un prodotto più eccezionale, più trasparente, più territoriale, non come un secondo vino o qualcosa che deve essere fermentato velocemente perché l'importante nebbiolo sta arrivando. Dicendo questo, questo è molto generale, ci sono tante Barbera d'Alba che sono buonissimi, ma per me Barbera d'Asti ha veramente la possibilità di essere una denominazione con una forza enorme al base di Barbera come numero uno. Per quanto riguarda Moscato d'Asti, è veramente anche un scoperto per me, perché non sapevo che fa così fatica di fare questo vino, ha bisogno di aiuto di image. Io credo che se non si capisce bene dove è fatto, come è fatto, come cresce la storia della grandezza, una storia che va dietro quasi 1000 anni, questa deve essere parte del marketing di questo vino. Io credo molto nella categoria di Asti secco, perché nel mondo che apprezza sempre di meno vino dolce, questa è veramente un'opportunità di avere ancora la freschezza, profumi, aromi di Moscato, ma in uno stile più moderno, più adatto al nostro mondo magari. Un evento che ha celebrato anche la leadership mondiale grazie alla corrispondente italiana di Wine Enthusiast, Kerin O'Keefe, che ha portato al vertice della sua top 100 una Barbera, il Nizza 2015 Cipressi di Michele Chiarlo, in una delle più importanti classifiche internazionali, la top 100 di Wine Enthusiast. Questa bottiglia è arrivata prima al mondo, quindi vince una classifica internazionale, quella di Wine Enthusiast. Che effetto fa? Cosa si prova? Fa un effetto doppiamente piacevole, perché su una nuova denominazione, Nizza, che in questo momento ha proprio esigenza di essere conosciuta nel mondo, capisci benissimo che avere un risultato così eclatante è un veicolo per tutto il territorio e per tutti i produttori che credono in questa denominazione. Non ti nascondo che per noi è una sorpresa, perché comunque non c'è mai stata un'attenzione così importante su un vitigno, la Barbera, e su una denominazione così dai media internazionali, e quindi essere equiparati ai grandi vini del mondo è veramente un orgoglio che in primis premia persone come mio padre, che da 40 anni credono in questo vitigno e in questo territorio, ma soprattutto danno entusiasmo ai giovani produttori di questa denominazione per proporre questa denominazione ai vari buyer del mondo. Questo è importantissimo, ecco. Quindi una super Barbera che porta una grande attenzione sul Piemonte e anche su un vitigno popolare, certo. Perché Wine Spectator ha premiato un grande nobile di Toscana, certo, il Sassicaia. Wine Enthusiast, altra rivista internazionale, invece ha premiato un vitigno popolare ma altrettanto importante.
Ma io direi che questa è la novità del Piemonte, perché voglio dire che i Baroli e i Barbareschi siano grandi vini, oramai è risaputo e presente nelle grandi carte dei vini di tutti i migliori ristoranti del mondo. Ma devo essere sincero, la Barbera è comunque il vino che anche nei mercati emergenti, anche nei mercati evoluti, è comunque il primo vino che incontra il gusto dei consumatori quando è ben interpretata, perché è un vino che si avvicina molto di più ai loro ai vini che di solito loro bevono, loro gustano, diciamo ai vini, ai bordolesi, ai californiani, anche se è molto diverso, no? Però diciamo non ha il tannino come il Nebbiolo, che può rappresentare comunque un primo ostacolo per un non così conoscitore di vini importanti del mondo. E quindi a maggior ragione il Piemonte, che è sempre stata terra di Barbera, vedere un riscatto così su un vino che rappresenta pieno il Piemonte è una soddisfazione ancora doppia, se possiamo così definirla.